Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo qui per le consuete random openings del sabato, anche se come avete visto la sigla non era quella canonica di questa rubrica. Questo perché invece di andare a aprire il classico pacchetto random, vado ad aprire della pokeposta arrivatami da degli utenti iscritti al mio canale. Oggi infatti vado ad aprire tre buste, ho sostituito ovviamente per motivi di privacy il nome e il cognome e l'indirizzo ovviamente degli iscritti con i loro nick. L'unico che non sono riuscito a ritrovare, purtroppo perdonami, è Giordano da Roma e ho lasciato solo nome e città e ho cancellato tutti gli altri dati sensibili. Spero possa andar bene. Prima di passare a vedere quali carte ci hanno mandato questi utenti, voglio dirvi alcune cose. La prima è che la raffle si è conclusa e si è conclusa prima di quanto io mi aspettassi, sinceramente. Siete stati grandi ad arrivare a 1000 iscritti, quindi raddoppiare gli iscritti a questo canale in 2 settimane o poco più. I premi sono già stati ritirati per la loro maggior parte e i primi 3 stanno per essere spediti, quindi mi raccomando continuate così e molto presto inaugureremo un'altra raffle. Un'altra cosa che volevo fare è salutare alcuni utenti. Saluto infatti Vincenzo Angelastri, Alberto Tonelli, NZ De Gasperi, Jojoki, SYouTube e Fabio Sottero. Spero di aver letto correttamente i nomi, altrimenti scusatemi. Saluto tutti voi e ovviamente tutti quelli iscritti al mio canale. Volevo spendere 2 parole anche per una cosa capitata molto di recente. Nel mio ultimo video, nella seconda parte di Fuoco Infernale, a breve uscirà la terza quindi non temete, è infatti successa una cosa molto strana. Per chi non l'avesse visto, quello che è successo è che abbiamo trovato una carta al contrario, ovvero questa. La reverse che è al contrario, non so per quale motivo, diremola così. Quello che mi ha fatto molto ridere è la risposta di questo utente. Quindi saluto ancora più caldamente Angelo Franzoso, che con questa sua perla mi ha veramente illuminato la giornata. Come sapete sono un amante delle freddure, ne faccio a pacchi durante i miei video. Quindi ti saluto Angelo Franzoso, complimenti, veramente una grande battuta. Passando a una cosa molto importante, tenetevi bene a mente la data di lunedì prossimo, perché ragazzi uscirà in concomitanza con il raggiungimento dei 1000 iscritti del mio canale il primo gameplay del canale Gekos Pokefans. Inoltre ci sarà con noi un ospite speciale che mi seguirà per tutta la prima puntata. Perciò ragazzi segnatevi sul calendario, l'appuntamento è questo lunedì, non mancate e non perdetevelo, mi raccomando. Passiamo infine a presentare appunto la pokeposta giuntami dagli utenti. Ho cancellato ovviamente nome e cognome. E il caro Xele, che è iscritto ovviamente al mio canale, ci ha mandato questa busta. Andiamo ovviamente ad aprirla e a vedere quale carta ci ha mandato. Ovviamente io lo so, ma per voi sarà più una sorpresa. E ovviamente questo se riesco ad aprirlo, perché ce l'ho fatta. Allora, la busta tanto che si rovina non penso sia un problema. La carta è in mezzo, grazie, ovviamente. Vedo che ha seguito i miei consigli. E ragazzi, è molto importante cercare di imballare la carta nel migliore dei modi. E un buon modo, lo uso anch'io, e per imballare è per esempio usare i vecchi codici per il TCG online, in quanto hanno sia la forma della carta, quindi sono perfetti, sia messi in ovviamente in gran numero, fanno abbastanza diciamo volume in modo che la carta non si pieghi. La carta in questione è questo bellissimo Lucario, che viene da, vediamo le condizioni, sì, direi che è molto, messo molto molto bene, questo Lucario che viene da Destini Incrociati. E non avendo aperto il set non ve l'ho presentato. Ha un artwork veramente stupendo, è bellissimo ragazzi. Questo Lucario, che è un Pokémon già di per sé molto molto fiero, che lo vediamo guardare in alto come se fosse in preda a una visione, e non per niente abbiamo in sottofondo questo Mega Alakazam, che sarebbe il cattivo appunto di questo pacchetto, che sembra quasi controllargli la mente o fargli avere una qualche visione. Bellissima questa carta, è ovviamente Olo, si vede, sì, ecco, vedete l'olografia, bellissima. Ringrazio tantissimo Xele per avermela inviata, grazie tantissime. Vediamo se magari ha scritto anche qualcos'altro. No, ok, ha scritto solo la carta in mezzo. Perfetto, direi di passare alla prossima busta. Ci viene da Maria Giulia Magliarella. E l'avevo già aperta, scusatemi, solo che appena mi è arrivata ero in para, perché era abbastanza diciamo molle la busta, avevo paura che la carta si fosse rovinata. Infatti non è un rimprovero, tranquilla, solo che è meglio imballare le carte in modo tale che sia la sicurezza
che queste non arrivino danneggiate. Infatti un solo foglio di carta non è abbastanza per garantire, diciamo, la sicurezza della carta. Per fortuna in questo caso la carta in questione, Cambellissimo Mew X, non è arrivato troppo danneggiato. Speravo fosse messo leggermente meglio, però dai, a parte qualche piccolo bordo bianco, diciamo che è quasi perfetta. Scusate, vedete, infatti qui ha qualche bordo un po' bianchino, però per il resto, diciamo, è tenuta molto bene e per fortuna non si è rovinata, perché non presenta nessuna piega durante l'invio. Quindi grazie anche a Maria Giulia, che ci ha mandato questo bellissimo Mew X stupendo da Dragon Exalted, molto molto bello, con la coda che è lunghissima, gli arriva a spirale fin davanti, molto molto bella. Andiamo ad aprire l'ultima busta, che è questa qui, che ci viene mandata appunto da Giordano da Roma, che mi dispiace ma non ho proprio trovato il tuo nick, per questo non l'ho segnato. Andiamo a vedere, ecco qui, abbiamo già la presentazione. Allora, oh, abbiamo anche degli extra, attenzione, perché questo mi rende abbastanza felice, perché non so cosa ci sia, quindi... Allora, come sapete, ormai, perché c'era scritto qui davanti ma con un bellissimo segno, la carta in questione che mi è stata mandata è un Rayquaza X Specie Delta, che aggiungo alla mia collezione di Rayquaza, ovviamente, perché mi mancava. Grazie quindi a Giordano che ce l'ha mandata, super imballata. Eccoci qui ragazzi, ho dovuto prendere le forbici perché era davvero imballato bene, per fortuna almeno la carta sono sicuro che non si è rovinata, e infatti la vediamo qui in tutta la sua bellezza, questo bellissimo Rayquaza X Specie Delta da Isola dei Draghi, di tipo elettro. È stupendo ragazzi, con artigli supremi che toglie ben 70, un pokebody e circuito speciale che probabilmente infliggerà dei danni in base alle monete. È una carta stupenda, praticamente come nuova, quindi ringrazio tantissimo Giordano per avercela inviata, e lo ringrazio ancora di più perché adesso ragazzi andiamo ad aprire i suoi extra, che non so sinceramente cosa siano, quindi sono abbastanza emozionato. Andiamo a vedere. Allora, ci manda un'energia, molto bene, un'altra energia, attenzione, un'altra energia. Probabilmente erano semplicemente carte che... sì, infatti anche... no, ok. Semplicemente carte che, diciamo, proteggevano quelle principali. Abbiamo qui un Simipur da bianco e nero in non comune. Un Umbreon da Dark Explorers non comune. Darmanitar nuove forze. Simisear reverse. Bellissimo. Conkeldurr reverse. Samurott reverse e raro, quindi molto bene. Abbiamo trovato un'altra rara, che è Cofagricus Holo. Stiamo andando avanti in un sacco di rare ragazzi. Luxray, sempre raro, da Destini Futuri, che è stupendo ragazzi, con la città alle spalle è stupendo. Virizion da Nuove Forze. Moltres da Destini Futuri. Ragazzi, questo è un extra davvero davvero spettacolare. Questa carta è stupenda, di Moltres, e tutte le altre che ci sono state inviate, perché sono tantissime, sono sempre più belle, una più bella dell'altra. Giordano, ti ringrazio tantissimo, sia per avermi inviato questo Rayquaza, sia per avermi inviato anche tutti questi extra favolosi. Ringrazio ovviamente anche Xele e Maria Giulia, che ci hanno inviato rispettivamente Lucario da Destini Incrociati Holo e Mew X da Stirpe dei Draghi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ancora una volta vi ricordo, non mancate all'appuntamento di questo lunedì per il primo gameplay del canale. Ciao a tutti ragazzi!